Salve a tutti e bentornati all'angolo della libraia. In occasione dell'uscita dell'ultimo romanzo Mississippi Blood, oggi voglio presentarvi la saga di Natchez di Greg Hills. Greg Hills è nato a Stoccarda nel 1960. Il padre era americano, ma gestiva una clinica statunitense in Germania. Fin da bambino, comunque, Hills è poi cresciuto a Natchez in Mississippi. Si è laureato nel 1983, tuttavia per diversi anni si è mantenuto facendo il musicista. Quando poi si è stancato della vita da nomade, si è stabilito nuovamente a Natchez e ha provato a sfondare come scrittore. Il suo primo thriller del 92 ha riscosso notevole successo e da allora Hills non ha più smesso di scrivere. La musica è ancora però parte integrante della sua vita, infatti fa parte di un club musico-letterario, fra i cui membri si possono annoverare anche Stephen King e Scott Turow. La produzione di Hills è costituita da romanzi stand-alone e dalla saga relativa al suo personaggio più famoso, Pen Cage. I primi romanzi di Pen Cage, pur essendo tutti quanti autoconclusivi, vedono questo personaggio come protagonista principale, ma si discostano nettamente dagli ultimi tre romanzi che costituiscono appunto la trilogia di Natchez. In effetti, i tre romanzi nel progetto originale dell'autore dovevano essere l'ennesimo libro su Pen Cage autoconclusivo. Se non che durante la stesura, Hills è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che gli ha comportato l'amputazione di una gamba e una settimana di coma. E durante il coma, il padre è anche morto. In seguito a questa esperienza così traumatica, Hills ha completamente rivisto le sue intenzioni sul volume. E da quello che doveva essere un libro singolo, è in realtà venuta fuori appunto una trilogia che consta dell'Affare Cage del 2014, L'albero delle ossa uscito nel 2015 e Mississippi Blood uscito appunto nel 2017. Dunque, Pen Cage è nato a Natchez in Mississippi negli anni 60, da una famiglia della medio-alta borghesia. Il padre Tom è un medico affermato, la madre Penny è casalinga ed è una donna del sud, di quelle d'altri tempi, tutta d'un pezzo, amorevole e protettiva. Pen e sua sorella Jenny sono quindi cresciuti in un ambiente particolarmente protetto e sereno, sebbene a Natchez in quel periodo la guerra per i diritti civili dei neri fosse veramente molto aspra e gli scontri fra la popolazione di colore e il Ku Klux Klan fossero terribili. Terminate le scuole superiori, Penn si è trasferito per gli studi di legge e ha poi esercitato come procuratore distrettuale a Houston, fino a quando non ha deciso di lasciare l'avvocatura e di dedicarsi alla scrittura, diventando un autore da bestseller. Nel frattempo si è innamorato, si è sposato e lui e la moglie hanno avuto anni. Quando però la moglie muore in seguito a una forma molto aggressiva di cancro, Penn decide di rientrare a Natchez con la figlia perché si rende conto di aver bisogno dell'appoggio dei genitori per poter crescere la bambina nel migliore dei modi possibili. E stavolta la sua visione di Natchez è profondamente diversa rispetto a quella che aveva da bambino, dal momento che non c'è più il velo protettivo della sua famiglia a nascondere gli aspetti più pesanti della vita nel sud degli Stati Uniti. Natchez è una cittadina con degli enormi problemi economici e in cui quanto accaduto fra neri e Ku Klux Klan negli anni 60 ha ancora notevoli conseguenze ai giorni nostri. Penn diventa sindaco della cittadina e fa di tutto per garantire a Natchez una ripresa economica rilevante e anche una notevole giustizia sociale. Ha dalla sua parte ottimi elementi, i suoi genitori, il socio del padre, alcuni vecchi amici avvocati e in particolare la giornalista Caitlin, con cui intreccia una relazione importante. Ma si trova anche a dover lottare contro esponenti delle forze dell'ordine corrotti e soprattutto vecchi membri dei Double Eagle, l'ala del Ku Klux Klan particolarmente feroce che regnava a Natchez negli anni 60. Questo il personaggio. Passiamo ora alla trilogia di Natchez.
Viola Turner è stata infermiera di Tom Cage negli anni 60. In seguito all'omicidio del fratello Jimmy, che era invischiato nella lotta per i diritti civili dei neri, Viola ha lasciato il Mississippi e non vi è più tornata per anni. Ora, in punto di morte, ha deciso però di tornare a casa. Henry Sexton è un vecchio giornalista che sta conducendo un'indagine sulla morte proprio di Jimmy Turner. Saputo del ritorno di Viola in Mississippi, la contatta e la comincia a svelargli tutti quanti i segreti che legavano suo fratello al clan. Quando Viola muore in circostanze misteriose, il dottor Cage viene accusato dal figlio e dalla sorella di Viola di eutanasia. L'accusa sembra comprovata dal fatto che il dottor Cage fugge con l'aiuto di un vecchio compagno d'armi ed ex Texas Rangers. Penn è sconcertato dal comportamento del padre, tuttavia è fermamente convinto che la morte di Viola sia in realtà strettamente collegata a qualcuno dei delitti commessi dai Double Eagle negli anni 60. La sua ricerca esporrà lui e i suoi cari a dei rischi veramente notevoli. Quando poi finalmente comincerà il processo a Tom Cage, Penn assumerà nei confronti del padre un atteggiamento dicotomico. Da un lato è comunque ferito per le scoperte fatte relativamente alla vita privata di Tom. Dall'altro vuole assolutamente incastrare i Double Eagle ancora in vita per tutti i delitti che sono venuti fuori durante le ricerche sulla vita di Viola e di Jimmy Turner. Nel corso del processo nuovi elementi e colpi di scena verranno a galla e anche nuovi testimoni si faranno avanti. Il punto è, riuscirà il Mississippi stavolta a fare veramente giustizia? Allora, io avevo amato profondamente i romanzi autoconclusivi di Penn Cage. Ho trovato che fossero thriller a 360 gradi, ricchi d'azione e di colpi di scena, con personaggi splendidi, ben costruiti, sia i principali che i secondari. Uno stile accattivante che riusciva a compensare il fatto che si sia sempre trattato di romanzi molto lunghi. Sulla trilogia di Natchez, però, ho delle rimostranze da fare. Secondo me il problema principale è che si tratta di un'unica storia suddivisa in tre libri, che però sono usciti a distanza di tempo l'uno dall'altro. Questo capita spesso ovviamente con le saghe. Il fatto è che la quantità di personaggi e di avvenimenti e di colpi di scena di questa trilogia sono veramente fuori dal comune. E per il lettore che ha letto i libri scandagliati nel tempo, è veramente difficile riuscire a tenere le file del discorso. Inoltre, il collegamento che l'autore fa fra gli avvenimenti avvenuti a Natchez e i grandi delitti degli anni 60, mi riferisco all'omicidio Kennedy e a quello di Martin Luther King, in alcuni momenti mi è sembrato francamente forzato. Un consiglio dunque, se decidete di dedicarvi alla trilogia di Natchez, date per scontato di dover leggere i tre libri senza soluzione di continuità e dedicandogli una certa attenzione. E questo è tutto per la nostra recensione di oggi, ci rivediamo presto all'angolo della libraia. Ciao!